Grazie, Piero. Adesso prendiamo la parola Laura Marchetti, che diciamo fare il collegamento che interviene sulla natura e madre, ambientalismo ed eco. Bene. Saluto, si sente? Si sente bene. Allora, saluto, ringrazio, ciao, l'amatissimo Piero, Maurizio, ringrazio Officina dei Saperi Unione Popolare per questo, per avermi coinvolto in questo importante convegno e mi scuso perché è da un po' di giorni ho soste precarie perché sono con dei giovani ricercatori di antropologia su un pulmino che va in giro per i paesi delle aree interne a raccogliere ciò che rimane del patrimonio materiale, orale e popolare. Un'azione che c'entra in parte con questo convegno perché contribuisce a restituire quei legami di comunità che sicuramente contribuiranno, se non a fermare il collasso del pianeta, sicuramente a fermare la perdita di biodiversità culturale che abbiamo di fronte. Dunque, io ho fatto l'amministratore militante, cioè l'amministratore dalla parte dei movimenti in vari ruoli, da assessore al comune, assessore provinciale all'ambiente, sottosegretario all'ambiente, ho fatto il primo programma dell'Ulivo, la parte ambientale, e quindi forse avrei potuto dare un contributo maggiore a questa discussione se avessi parlato, insomma, di alcune cose concretissime che si sono fatte appunto con i movimenti in quegli anni, il piano dei rifiuti che agisce a monte, non a valle, cioè non sugli smaltimenti, ma sulle produzioni, la tutela del paesaggio che non è fatto di conteste, come diceva l'onorevole Clerici a Concetto Marchesi quando, diciamo, fece la battaglia per l'articolo 9, le procedure di controllo sulle imprese. E le procedure che non possono che essere partecipate mentre andiamo in controtendenza con i decreti di semplificazione e l'abbattimento della valutazione ambientale e il piano di opere di pubblica utilità, che sono le uniche opere che vogliamo, cioè un piano di opere destinato al ripristino, al riuso, al restauro, eccetera, eccetera. Però, invece che parlare del concreto, sarò impertinente un po', parlerò di una strattissima cosa, ovvero però che mi sembra importante, perché fra tutti gli inquinamenti dell'aria, dell'acqua, eccetera, l'inquinamento che forse darà il colpo finale al pianeta è l'inquinamento della mente, l'inquinamento delle strutture cognitive, l'inquinamento delle strutture percettive, l'inquinamento dell'immaginario, dell'inconscio, fino ai livelli più profondi del desiderio del sogno. E quindi io penso che la politica, chiamando, reclutando la scienza buona e l'educazione, debba non solo fare azioni concrete di lotta, azioni istituzionali, ma debba appunto ripulire la mente, decolonizzare l'immaginario. E questo lo deve fare nell'area più inquinata mentalmente del pianeta, che coincide poi con l'area in cui il capitalismo si afferma non attraverso la forza, ma si afferma attraverso il consenso, cioè il Nord America e l'Europa. E qui, in quest'area, diciamo, questa è un'area selvaggia. Uso questa parola non come, diciamo, automaticamente penseremmo i selvaggi, cioè che poi sono come quelle bestie selvagge che abbiamo al governo, no, cioè la crudeltà delle bestie. No, uso questa parola selvaggia come la usa Lévi-Strauss, come si usa in antropologia. Lévi-Strauss, in quel magnifico atto d'accusa contro il colonialismo che è Tristi tropici, conclude dicendo addio ai viaggi, addio ai selvaggi, cioè i selvaggi sono finiti perché l'omologazione culturale ha fatto sparire, dove non è riuscita col massacro, è riuscita a far sparire con l'omologazione culturale gli elementi di biodiversità. Però poi consola gli antropologi dicendo che sì, non ci sono più i selvaggi con le asce e le maschere colorate,
però la mentalità selvaggia c'è ancora e c'è appunto negli Stati Uniti e nell'Europa, perché quella mentalità selvaggia è la mentalità magica. Una mentalità in cui tutte le azioni economiche e anche le azioni politiche vengono dettate dalla magia, dalle credenze, dal simbolico. È un'idea che si incrocia molto con una delle analisi più straordinarie di Marx, no? Quando ci dice che qui in quest'area capitalista noi adoriamo un feticcio. La merce, no, noi non adoriamo qualcosa che non ha né un valore d'uso né un valore di scambio, ma appunto umana, come si, un valore magico, e che lo stesso denaro non è altro che un valore magico, e che tutto il sistema di consumi e di bisogni del capitalismo si fonda poi sulla magia e sulla capacità di fascinazione della magia. Faccio un esempio, così mi connetto al discorso di Pierre. Allora, questo è un pomodoro. Questo pomodoro potrebbe essere, nonostante le leggi in Italia, in Europa e in Italia contro la commercializzazione degli OGM, potrebbe essere però in maniera piratesca un pomodoro che la Calgene, ricorderete un episodio di una quindicina di anni fa, ha messo in giro sui mercati. Cosa fece la Calgene? La Calgene fece una manipolazione genetica per far sì che il pomodoro potesse viaggiare sui mercati globalizzati per molti mesi senza marcire. E quindi fece un pomodoro, riuscì a fare un pomodoro bellissimo con la buccia levigata che non si guastava mai. Ora scoprirono, attraverso una serie di denunce, che questo pomodoro bellissimo che poteva resistere 6-7 mesi, però dopo 1-2 mesi diventava un mostro, perché la vitamina C e D interna al pomodoro morivano. E quindi era bello fuori e morto dentro. Ora, qual è il problema? Che il capitalismo metta sul mercato merci di questo tipo è logico, è razionale con la logica del profitto. Cosa non è razionale? Che se io vado al mercato e trovo il pomodoro della Calgene, anche sapendo che è un pomodoro manipolato mostro, e il pomodoro datterino che si coltiva dietro casa mia, io, come la maggior parte delle persone, comprerò il pomodoro della Calgene. Perché? Perché lì entra in gioco il mio inconscio. Perché il pomodoro della Calgene è un pomodoro levigato, bello, eterno, mi dà l'impressione dell'eterno, mentre il pomodoro di casa mia, il datterino di casa mia, è un pomodoro che invecchia, che marcisce e muore, rimandando a me l'immagine della mia mortalità. E quindi io preferisco vivere nell'illusione e improntare il sistema di consumo sull'illusione. Tutte le illusioni che il capitalismo selvaggio ha, è riuscito a imprimere, a dare un'impronta, fra tutte queste illusioni c'è l'idea che gli esseri umani sono angeli. È un'idea che nasce con la religione di un piccolo popolo lì dove oggi ci dovrebbe essere la Palestina, e che questa religione che si è trasformata in credenza, in fede per miliardi di esseri umani nei secoli. Bene, in questa religione si dice che gli uomini non nascono da utero e corpo di donna e da desiderio sessuale di uomo, ma che gli esseri umani nascono per clonazione, per creazione, dalla testa, anzi dal fiato e dalla lingua di un Dio patriarca e padre che poi si riproduce in immagini attraverso tutti i patriarchi che assumono la sua sembianza. Ora, questa idea, oltre che a legare, a una inferiorità ontologica le donne che non nascono dal fiato, ma nascono come derivate, no? Alla costola del maschio simile a Dio, il che ha fatto discutere per secoli la Chiesa se le donne avessero un'anima e comunque non possono amministrare il sacro, ha legato la demonizzazione della donna per secoli
alla vicenda della natura, alla morte della natura, come dice una delle prime ecofemministe, che è la Carson. E perché ha smaterializzato gli esseri umani e ha denaturalizzato gli esseri umani. Non ho tempo per fare tutti i passaggi, ma vediamo solo il linguaggio che noi usiamo. Mette al primo posto la parola ambiente, è una delle parole che io odio, perché è la parola che ci dice ontologicamente come da una parte c'è l'ambiente che è diverso da noi e da una parte ci sono gli esseri umani che con l'ambiente non hanno nulla a che fare, perché loro sono angeli, appunto. Mentre invece le parole che riconoscerebbero che noi siamo figli di madre, figli di utero di madre, ma anche per traslato metaforico, figli di quella madre che è la madre terra, sono parole che nel nostro vocabolario non sono molto utilizzate. Per esempio la bellissima parola natura, che indica la nascita, parola femminile, o la parola materia, che non è l'utile, ma viene da mater, no? E si traduce col greco physis, che significa la pianta che vive, che cresce, che quindi dà un'immagine della natura e anche della madre umana, un'immagine della natura vivente, intelligente, produttiva, matriciale, nutriziale e generativa. Invece la parola ambiente è tutta la riduzione che sulla natura, il dualismo ha fatto rispetto al genere umano e alla sua matrice femminile e naturale, porta anche una seconda conseguenza, la disconnessione degli esseri umani dal sistema della vita. Il creazionismo nega l'evoluzionismo. Ancora oggi Darwin è visto come il demonio in molte scuole teologiche, in molte università teologiche americane, perché la grande ferita narcisistica che ha impresso lo spiritualismo Darwin è dirci che gli animali non sono i giocattoli nostri, l'orsa che tu puoi uccidere se ti graffia, ma che gli animali sono i nostri fratelli ontologici, compagni di destino, che noi siamo connessi, e quindi il granchio, la primula, no? Tutto il pensiero della complessità, da Margulis a Lovelock a Bateson, acquista valore solo se si riconosce che gli esseri umani entrano nel circuito, nella grande danza della vita, nel circuito della vita, perché da lì derivano, perché quella è la loro matrice, perché sono figli della vita e della madre terra. Ultima conseguenza, questa idea che gli esseri umani, diciamo, sono angeli e non animali, porta a quello che Heidegger, con molta capacità di illuminare il proprio lato oscuro, chiama il Gestell, no? L'imposizione, la profanazione, lo stupro. Questa idea che tutto è a disposizione dell'essere umano, tutto, ma proprio tutto, e che il mondo, il creato, no? Non la natura, ma la natura intelligente, ma il creato, serve, è una risorsa, un'altra parola terribile. Noi chiamiamo tutti risorse, i bambini, facciamo i parchi perché sono risorse per i turisti, proteggiamo Giorgione perché deve sbigliettare, no? Che tutto è una risorsa per l'uomo a immagine e somiglianza di quel Dio creatore. E l'ideologia della risorsa, diciamo, è un'ideologia che è molto presente anche dalle parti nostre. Infine, proprio ultimissima cosa, la smaterializzazione. Ultima cosa, perché è chiara la mia conclusione, ricominciamo nella decolonizzazione dell'immaginario a fare una professione di materialismo e di naturalismo, ricominciamo innanzitutto con l'educazione, perché questa professione di materialismo ci serve anche per l'ultimo pericolo che io vedo da questo non riconoscimento della propria genealogia da donna e da terra, e che è l'ascetizzazione delle nuove generazioni, le quali sono non solo assolutamente desessualizzate, ma sono desensualizzate. Non sanno più usare i sensi, se non la vista, sono tutti guardoni, hanno tutti gli occhiali, perché vivono in questo mondo in cui il Gestell, l'imposizione della tecnologia, ha estromesso tutti gli altri sensi, l'ascolto, la vista, il tatto, e quindi ha desensualizzato.
e desessualizzato. La scuola può fare molto, l'esperienza delle scuole senza tetto e pareti nel nord Europa, ma proprio una scuola che ricominci dall'educazione sensuale e dall'educazione erotica. Questa, secondo me, è una delle parole che va assunta dalla politica. Aveva ragione Freud. Se noi riconosciamo la nostra natura di esseri umani, riconosciamo che dentro di noi, nel profondo, si agitano due pulsioni. Una è la pulsione di morte, Thanatos, che ci porta a uccidere noi stessi e gli altri, ma l'altra, quella che consente che la specie rimanga in vita, che le madri si prendano cura, che i padri si prendano cura, non solo di sé, ma del bene comune, è la pulsione di Eros. E questa pulsione di Eros, che è la speranza, che è la convivialità, che è il gioco, che è la festa, deve connotare la politica. La politica non può essere solo discorso, diciamo, freddo e aggettivo. La politica ha bisogno di canzoni, la politica ha bisogno di sogni, la politica ha bisogno di utopia, la politica ha bisogno anche di maggiore Eros fra di noi. Grazie.